Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Oggi parliamo di turismo perché inquadriamo la partecipazione dell'Abruzzo alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, che torna in grande stile da domenica 4 a martedì 6 febbraio nei padiglioni di Fiera Milano City. L'Abruzzo sarà presente grazie a un coordinamento congiunto tra l'assessorato regionale e le Camere di Commercio Chieti Pescara e Gran Sasso d'Italia. Sarà uno spazio espositivo molto ampio, circa 300 metri quadri, e soprattutto, oltre che al contenitore, ci saranno i contenuti, tra cui le immagini che stiamo vedendo del materiale promozionale che racconterà la nostra terra al tour operator e attraverso loro anche a tutto il mondo. Torna dunque, dopo anni anche di difficoltà, di una ripresa come è stata quella dell'anno scorso, dopo il periodo del Covid, un po' di rodaggio, torna in grande stile la grande borsa del turismo. Noi inquadreremo questo evento e soprattutto le aspettative dell'Abruzzo con l'assessore regionale al turismo, Daniele Damario. Buonasera assessore. Buonasera a voi. Con il rappresentante operativo, quindi il direttore del Polo di Innovazione sul Turismo Abruzzese, Marcello Squicciarini. Buonasera direttore. Buonasera a voi. E con il braccio operativo da questo punto di vista rappresentato dalle imprese, che sono quelle della Camera di Commercio Chieti Pescara, il suo presidente Gennaro Strever. Buonasera presidente. Buonasera. Bentornato nei nostri studi. Allora, assessore, c'è stata la conferenza stampa di presentazione dell'evento che appunto, a leggere un programma di quasi 5 pagine, è un po' un sunto di tutto ciò che l'Abruzzo riesce a mettere in campo come idea generale di territorio, non soltanto come idea di paesaggio. Questo credo che sia il punto principale su cui è impostata la pianificazione della vostra presenza alla BIT, oltre che naturalmente tutta la campagna promozionale del marchio. Sì, sicuramente sì, ci presentiamo in maniera importante alla BIT a Milano, lo facciamo fieri ed orgogliosi del lavoro fatto in precedenza. Oggi abbiamo tirato fuori insomma i dati quasi definitivi rispetto al 2023 sul 2022 e il 2023 sul 2019, che ci danno ancora più carica, perché insomma, parliamo che lei prima ha parlato dell'anno di rodaggio del dopo Covid, insomma siamo tornati ai livelli pre-Covid superandoli abbondantemente, e ci danno dei dati. Presenze 2023 rispetto al 2019 più 12,20%, presenze 2023 sul 2022 quasi più 9%, quindi questo ci fa capire che siamo sulla strada giusta per la promozione del nostro Abruzzo. La BIT è sicuramente un appuntamento importante, il primo dell'anno, ci presentiamo in maniera importante, come hai detto tu, con più di 300 metri di salone espositivo, con 35 operatori al seguito che quindi rappresenteranno l'offerta turistica al completo della regione Abruzzo. Avremo sicuramente dei focus importanti anche sull'enogastronomia. Diciamo che avremo al seguito 4 dei 5 chef stellati abruzzesi, quindi con Nico Romito e la sua accademia, Peppino Tinari, Spadone e Pezzullo. Quindi sicuramente un evento importante. Avremo dei focus anche su manifestazioni importanti come quella della Notte dei Serpenti, che l'anno scorso ha avuto un grande successo sia in piazza ma soprattutto ha avuto una ribalta televisiva in Rai importante. Diciamo che la direzione intrapresa è quella giusta. Noi da qualche anno abbiamo capito che bisognava far conoscere agli italiani, agli europei, anche a tutto il mondo intero, che c'è una regione al centro dell'Italia facilmente raggiungibile che offre tutto quello che serve per far felice un turista. Evidentemente la scelta è stata giusta, i risultati ci danno ragione, riteniamo che sia un aspetto promozionale che vada sempre più messo sotto i riflettori. Io faccio anche l'assessore allo sviluppo economico e quindi non dobbiamo mai dimenticare che l'Abruzzo è una regione a forte vocazione industriale, la settima regione più industrializzata d'Italia, la prima sicuramente del Mezzogiorno, e far convivere tutto questo con tre parchi nazionali, un parco regionale,
una miriade di aree protette, è emblema anche di un sicuramente una regione sostenibile, un lavoro che stiamo facendo sulla sostenibilità e di cui dobbiamo andare fieri ed orgogliosi. Diciamo che durante l'anno abbiamo anche puntato, oltre che sulle fiere, noi da poco abbiamo approvato il calendario delle fiere, la BIT è la prima, ma poi insomma, parteciperemo a tutte le fiere più importanti, tra virgolette un piano fiere che abbiamo approvato di concerto con gli operatori, con gli stakeholder, non è che l'assessore ha deciso dove gli piaceva di più andare, e questo sicuramente è un fatto importante. Non dimenticherei che fino a qualche anno fa noi partecipavamo alle fiere come Regione Abruzzo con al seguito molti soggetti istituzionali, comuni, però la scelta di vincente è stata quella di portare dietro gli operatori, tour operator, chi apre le agende. Noi avremo 35 agende aperte, per cui gli operatori avranno la possibilità di incrociare i tour operator più importanti del mondo. Devo dire che tutto questo è possibile anche all'accordo, al protocollo d'intesa che abbiamo fatto con le Camere di Commercio, che ovviamente rappresentano il mondo imprenditoriale, ma abbiamo messo a sistema anche le risorse che avevamo da mettere sul piatto. È evidente che questo ha portato sicuramente risultati importanti. Oggi quando ci muoviamo lo facciamo sicuramente per il turismo, ma lo facciamo anche quando parliamo di internazionalizzazione dell'azienda. Oramai ci muoviamo come sistema Abruzzo e non come Regione Abruzzo. Questo è molto importante, Presidente Strehler, perché spesso in passato si è assistito a iniziative che a volte si sono persino sovrapposte da parte delle istituzioni, delle stesse istituzioni, l'una insieme all'altra è difficile vederle, e in questo caso invece si è riuscito a fare squadra, un salto di qualità culturale prima ancora che operativo. Credo che questo anche superamento dei campanilismi nel lavorare insieme anche all'altra Camera di Commercio oltre che alla Regione sia un punto su cui gli imprenditori hanno colto anche la rilevanza, che ormai la concorrenza è talmente serrata che se ci si divide è difficile poi riuscire anche a fare una cosa semplice, che il nostro meraviglioso Abruzzo ha tutto per poter sfondare a livello di immagine turistica. Ecco, si è riusciti a fare questo salto di qualità? Beh, allora, noi, io sono arrivato in Camera a giugno del 2019, partecipai la prima occasione all'artigianato in fiera a dicembre 2019 e non posso dimenticare, trovai proprio la regione Abruzzo come la regione povera d'Italia. A fianco a noi c'era la regione del Trentino Alto Adige con un video da 4 metri per 4 metri. Noi come regione Abruzzo avevamo un video per proiettare un 26 pollici, questo era. E parlai subito con l'allora assessore regionale e dissi: senti, io ho qui, uniamo le forze in maniera concreta, e comportarci in questa maniera non mi sembra proprio adeguato. Così poi abbiamo cominciato subito l'anno dopo a fare un protocollo con la regione, qui con l'assessore Damario, per tutte le attività di promozione, coinvolgendo anche la Camera del Gran Sasso. Coinvolgendo. Così praticamente ci muoviamo in sintonia, facciamo una programmazione regione e sistema camerale. Con questo fenomeno, l'ha già detto l'assessore, non mi ripeto, la BIT è diventato un evento importante, perché ci andiamo con uno stand bellissimo dove si nota anche tra le altre, non dico che è il più bello, ma sicuramente non è il più brutto, cosa che era una volta. E il turismo, i dati li ha dati l'assessore, sta crescendo. Io come imprenditore devo dire che, considerato la bellezza che l'Abruzzo ci offre, che madre natura ci ha regalata con il nostro mare, le nostre montagne, quello che l'uomo poi ha aggiunto, il percorso, la via verde della costa dei Trabocchi, i nostri parchi nazionali, e con l'intelligenza che gli abruzzesi hanno avuto a far convivere grandi zone industriali con parchi e quant'altro,
meritiamo qualcosa di più. Però per meritare qualcosa di più dipende da noi, non è che dobbiamo aspettare che ce lo portino gli altri, dipende da noi. Io credo che la carenza che abbiamo nel nostro territorio è una carenza di recettività adeguata. Per cui io mi auguro che per quanto riguarda tutta la costa ci si prova a fare un piano regolatore che consenta grossi investimenti, adeguati investimenti, nel rispetto dell'ambiente si intende, però a ridosso del mare, anche nelle zone agricole attualmente, per creare posti di eccellenza che quando ci presentiamo all'estero, negli altri continenti, per promuovere la nostra regione, riusciamo a promuovere pacchetti turistici interessanti. Per quanto riguarda l'entroterra, che è una ricchezza, noi abbiamo, se non vado errato, 20 tra i borghi più belli d'Italia, ma quelli che non rientrano non è che sono meno belli. Il nostro territorio all'interno ha un patrimonio immobiliare probabilmente più bello di quello sulla costa e questo va valorizzato. In tutti questi paesini noi troviamo dei B&B, ne troviamo alcuni carini, alcuni meno, alcuni eccellenti. Come Camera di Commercio abbiamo pensato intanto di fare un censimento di tutti i B&B presenti nelle nostre due province, di proporre loro una certificazione di qualità tipo ospitalità italiana e dopodiché io credo, visto che c'è anche un rappresentante qui della categoria, io credo di fare dei pacchetti che creare tutti questi B&B come se fosse un albergo diffuso, in maniera di poter fare una catena di comunicazione non allo sbaraglio, ma in diversi comuni vicino delle nostre montagne che sono belle da visitare, creare gruppi di B&B che sono uniti e che riescono a ospitare almeno un pullman, due pullman. E se noi riusciamo a fare questi pacchetti, secondo me daremo un valore aggiunto al nostro territorio che ci consentirà di raddoppiare le presenze che abbiamo attualmente, che sono significative, ma a mio avviso non soddisfacente, perché un territorio bello, e torno qui alla costa dei Trabocchi, che ripeto, credo che non abbia pari al mondo, ma se la gente vuole arrivare con tutta la comunicazione che noi facciamo tra Camera e Regione, e la gente non può venire perché non trova ricettivi. Questa è un'analisi da fare, mi auguro che... Mi piace la sua concretezza anche nell'inquadrare quella che è insomma una situazione su cui non sedersi, perché i risultati sono positivi, però appunto poi se si esplode davvero bisogna essere all'altezza, se no si fa brutta. Qualunque attività imprenditoriale è come la luna, o cresce o cala. Esatto. E se noi non cresciamo, però in Abruzzo adesso c'è una luna di miele, almeno per quanto riguarda la costa dei Trabocchi. Chiedo se è vero, a chi ha sotto mano anche i dati, cioè vale a dire a Squicciarini, il polo di innovazione per il turismo, per capire quali sono i flussi che attualmente interessano la nostra regione nell'ultimo anno, perché appunto l'assessore ha dato dei numeri un po' più in generale, ma ci interessa anche un discorso qualitativo per capire cosa piace di più dell'Abruzzo e soprattutto quali sono le strategie su cui voi vi state indirizzando per la promozione. Diciamo che la regione Abruzzo ha avuto, come tutte le regioni, il crollo col Covid. Aveva già avuto, diciamo, alcuni aspetti critici rispetto alle passate, diciamo, agli eventi sismici, insomma, no? Dal 18 più o meno, dal 19 eravamo in ricrescita, poi insomma il Covid ha annientato alcune anche operazioni e campagne promozionali. Dopo il Covid ne siamo usciti molto bene, nel senso che siamo usciti meglio di altre regioni, chiaramente in ricrescita. A livello nazionale si attesta la ripresa post-Covid, che praticamente è stato totalmente recuperato il livello al 2019, quindi oggi siamo sui 6 milioni classici che l'Abruzzo esprime in livello di presenze. Diciamo, sono dati importanti. Messi a paragone col turismo nazionale, voi tenete conto che il comune di Jesolo fa 6 milioni di presenze, cioè il comune di Jesolo fa le presenze che fa tutto l'Abruzzo. Quindi diciamo che per una regione sono significativi. Nel contempo però, l'assessore prima diceva, giustamente,
è una delle regioni più sviluppate industrialmente del centro-sud del meridione, ma tenete conto che tra l'Abruzzo e l'Emilia-Romagna il PIL turistico in Emilia-Romagna pesa il 3%, in Abruzzo pesa il 13%. Quindi diciamo che rispetto all'Emilia-Romagna, che tutti hanno il turismo, lì pesa il 3%, qui pesa il 13%. Quindi è vero che siamo la potenza, tra virgolette, settima nel mezzogiorno, ma esprimiamo un potenziale in termini di PIL che è superiore a tantissime altre regioni. Anche se poi i numeri, in percentuale, i numeri sono sempre diversi, cioè se ragioniamo per percentuale una cosa, se vediamo i numeri che sono poi quelli che fanno il fatturato, è chiaro che... Un altro dato da importante è che questo successo è dovuto anche al fatto che da ormai 20 anni, se voi chiedete in Italia e anche all'estero qual è la prima parola che associano all'Abruzzo, la risposta è la parola parco. Questo in contesto internazionale, che oggi va verso il green, verso la sostenibilità, ci pone in un posto di grande potenzialità e grande potenzialità di sviluppo su quelle che sono le presenze attuali. Uscendo poi dal Covid, dove sono uscite, diciamo, privilegiate e preferite tutte le attività all'aria aperta, è chiaro che in una regione vista da tutti come leader del turismo parchi e non tanto tutela ma conservazione, quindi nell'universo collettivo noi non siamo la regione che tutela di più ma sa conservare, quindi per il turista noi sappiamo quelli che sanno conservare. Due, sanno fare il turismo in natura, sanno fare ospitalità danneggiando o meno la natura. Quindi un turismo in Abruzzo enogastronomico, al mare, in montagna, sportivo o di qualsiasi tipo, anche culturale, di per sé viene visto come più sostenibile, perché semplicemente se va fatto al 36% in area protetta o in area conservata, è chiaro che quel turismo di qualsiasi tema si vada a occupare è più sostenibile. Con la regione come Polinnovazione, ovviamente come braccio operativo su alcuni interventi e progetti regionali, abbiamo lavorato soprattutto in questo periodo dove sono stati fatti grandi passi avanti rispetto a questo contesto per quanto riguarda degli asset strategici. Gli asset strategici sono, per esempio, per la prima volta nella storia dell'Abruzzo è stato redatto e approvato dalla Regione Abruzzo il piano strategico di sviluppo turistico regionale. Prima la vecchia legge 54 prevedeva il piano di promozione turistica triennale, sì, che capite bene è un piano che va a definire la strategia di promozione. Definire la strategia di sviluppo turistico è altra cosa, cioè è definire una strategia che va ad allocare le risorse, per esempio, di tutti i fondi della coesione e tutti gli altri fondi che vengono comunque mediati anche attraverso la Smart Strategy e altri strumenti, diciamo, di programmazione e altri programmi, e va a ottimizzare e coordinare anche questi fondi facendoli convergere su una strategia di sviluppo da cui poi deriva una strategia promozionale che quindi va a promuovere ciò che prima si è sviluppato. E non si fa la promozione sviluppando, non so, le aiuole e poi si va a fare lo sviluppo del turismo per i ragazzini. È chiaro che siamo di fronte a un target che magari non coincide con l'intervento e l'investimento che è stato realizzato infrastrutturalmente. Gli operatori da questo periodo portano a casa, ad esempio, lo shuttle finalmente che comunica e che collega l'aeroporto alla stazione, l'hub. Noi abbiamo insistito per anni e anni per creare questo collegamento, non si era mai potuto fare, adesso si è stato realizzato, non saranno grandi numeri, adesso non conosco i dati precisi, ma è un servizio che chiunque arriva in aeroporto non può non avere un collegamento col principale hub multimodale di smistamento, gomma, eccetera, che è su questa ragione. Cosa riportano anche gli operatori come asset? Il DMS nazionale. Il DMS è stato implementato in Abruzzo come seconda regione d'Italia, ce l'aveva solo il Trentino. Ce l'hanno 4.600 destinazioni in Europa, tutta l'Austria, parte la Germania, Svizzera, eccetera. In Italia ce l'aveva solo il Trentino. Siamo arrivati noi come secondi e abbiamo implementato il DMS, il Destination Management System.
poi l'ha preso anche il Veneto, adesso sarà la soluzione informatica che verrà utilizzata, viene già stata appaltata, quindi è già diciamo in svolgimento la commessa e la fornitura da parte del Ministero per altre 5 regioni, quindi si aggiungeranno anche Campania, Sicilia, Sardegna, Molise e Liguria. Bene. Quindi questi sono tutti asset, certo, che noi possiamo e ci permettono di interoperare, e quindi gli operatori potranno interoperare con tutto il sistema informativo. Mi pare che questo già ci sia qualche risposta rispetto ai temi che ponevano le imprese. Ora ci fermiamo per qualche istante, tra poco torneremo in studio per parlare nuovamente della partecipazione abruzzese alla Borsa Italiana del Turismo di Milano. Linea alla regia. Siamo tornati in studio per parlare della Borsa Italiana del Turismo di Milano, a cui appunto la Regione si presenterà facendo, come abbiamo detto, squadra e soprattutto lanciando un unico marchio, che è quello dell'Abruzzo. Ecco, rispetto al posizionamento e all'interesse che sul mercato internazionale, assessore, all'Abruzzo, quanto hanno contato, quanto hanno pesato anche gli eventi nei quali avete legato attraverso, mi viene subito da pensare allo sport, il nome e il marchio della regione, a situazioni che hanno avuto una visibilità internazionale elevata, come il Giro d'Italia, che peraltro col ciclismo attraverso la collaborazione con RCS proporrà anche quest'anno ulteriori vetrine, come le tappe più belle del Giro d'Italia in rosa, poi anche ci saranno i campionati europei, poi c'è anche il discorso legato al Napoli, su cui c'è stata tanta polemica, i grandi eventi sportivi in generale e l'Abruzzo. Ecco, voi pensate che sia questo veramente uno dei veicoli per farci conoscere, intanto per capire che cos'è l'Abruzzo a chi non conosce nemmeno questa regione, pensa sia un qualcosa che sia al confine con Roma o con qualche altra destinazione più nota italiana? Ma sicuramente i grandi eventi sportivi sono un veicolo promozionale importante, che si aggiungono già alla promozione che facciamo normalmente nel nostro territorio. Prima Marcello ha parlato dell'approvazione del piano strategico. Noi nel frattempo abbiamo fatto un testo unico di riforma di tutto il settore del turismo, tra virgolette, devo dire, approvata all'unanimità in consiglio regionale, quindi insomma una cosa abbastanza unica, ma proprio perché è stato il frutto di un lavoro di condivisione con gli stakeholder, ma con lo stesso consiglio regionale, e quindi insomma oggi stiamo facendo tutte le delibere attuative che regolamentano tutti i vari tipi di turismo. Proprio l'altro ieri abbiamo approvato quello che regolamenta tutto il discorso del turismo open air, quindi villaggi, campeggi. Tornando alle manifestazioni sportive, è evidente che sono un veicolo importante, insomma sicuramente la grande partenza del Giro d'Italia sulla ciclovia della Costa dei Trabocchi è stato un momento importante, magari forse irripetibile, ma anche quest'anno l'organizzazione del Campionato Europeo di Ciclismo, tante manifestazioni che abbiamo organizzato e che nello stesso tempo hanno una duplice funzione, sicuramente quello di fare economia immediata, perché poi quando si muovono carovane con migliaia di persone al seguito sicuramente lasciano risorse sul territorio e sono sicuramente, come hai detto tu, uno strumento importante di promozione. Parliamo del Napoli, c'è stata qualche polemica, più di qualche polemica, però sarà un argomento di campagna elettorale. Sì, però voglio dire, io penso che la risposta magari non la possiamo dare né io né il presidente Strever né Marcello, ma le risposte basta chiederle agli operatori di quel comprensorio, che sono entusiasti della presenza del Napoli in ritiro. Poi siamo stati anche fortunati che il secondo anno il Napoli è diventato campione d'Italia e quindi sicuramente i riflettori si sono maggiormente accesi su quel comprensorio che oggi da un punto di vista di turismo invernale è sicuramente il più importante degli Appennini. Tra l'altro è cominciata benissimo la stagione sulla Remogna, insomma abbiamo delle prime presenze davvero consistenti anche sì, quest'anno, in questa stagione iniziata in ritardo purtroppo, però è un paio d'anni che insomma patiamo la carenza della neve nel periodo delle feste, il meteo, ma sì, però dicevo sicuramente oggi quello è un comprensorio che da un punto di vista turistico legato alla neve è sicuramente il più attrezzato degli Appennini, ma non ha niente da invidiare ai
più noti comprensori dell'arco alpino. Quindi promuovere quel territorio anche in estate con la presenza importante di un ritiro di una squadra importante che ha milioni di tifosi non solo in Italia ma anche nel mondo, penso che sia stata un'operazione brillante, tra virgolette, che io ho ereditato perché non ero io assessore quando si fece la convenzione con il Napoli Calcio, però ritengo che sia stata una scelta sicuramente importante. Ovviamente continuiamo col Giro d'Italia perché riteniamo che sia la manifestazione sportiva per eccellenza in Italia, quella a cui la gente è più legata, quella per cui la gente si ferma un'ora per strada per vedere passare i campioni. Devo dire, quest'anno con un pizzico di orgoglio c'è anche un arrivo nella mia Francavilla di questo. Vede il mare, si vedono soprattutto le montagne che piacciono tanto ai tifosi di ciclismo, quindi ecco, magari Abruzzo coniuga questi due panorami meravigliosi. Magari sulle tappe di montagna dobbiamo un po' vedere come garantire la sicurezza, però allo stesso tempo consentendo alle persone di arrivare sino all'arrivo. Quindi sono le manifestazioni sportive, ma manifestazioni sportive culturali, le mostre sono sicuramente veicoli importanti di una promozione territoriale. Vorrei aggiungere anche che dopo tanto parlare siamo arrivati al capolinea con la Film Commission, insomma, cioè il nuovo consiglio di amministrazione che ha cominciato a lavorare, che è sicuramente un altro strumento importante di promozione territoriale. Stiamo cercando, come ho detto all'inizio, di far sapere che c'è una regione al centro dell'Italia facilmente raggiungibile che offre tutto quello che uno desidera per passare una vacanza in famiglia, all'aria aperta, sul mare, in montagna, in bicicletta, coi cammini, mangiando bene, insomma, tutto quello che vuole. Presidente, si diceva prima, si faceva il paragone con l'Emilia-Romagna dell'incidenza del turismo sul PIL regionale. Lei parlava molto del tema della ricettività, che è evidente, è sotto gli occhi di tutti, è una delle leve su cui è chiaro che poi si valuta la possibilità di far crescere davvero i flussi turistici, ma anche di essere competitivi sul mercato, perché se c'è una richiesta l'offerta deve essere adeguata. Però c'è un altro tema, Presidente, che anche questo chiama in causa gli imprenditori, che è quello dei servizi al turismo, vale a dire una crescita generale di formativa di tutti gli addetti al turismo, perché insomma, c'è intanto la necessità che i servizi assicurati non soltanto dalle imprese ricettive e da quelle diciamo di accoglienza siano all'altezza delle richieste sul mercato internazionale, perché oggi, come sappiamo, basta una recensione negativa su quei terribili social di viaggi che possono distruggere una reputazione. Soprattutto però ci vuole personale adeguato che conosca le lingue, servizi a disposizione anche nelle città, penso le cose più immediate e minime, servizi igienici, aiuto per le persone con diverse abilità. Insomma, la cultura del turismo deve permeare un po' tutta anche la popolazione, e su questo anche le imprese sono chiamate a fare un grosso lavoro di formazione, mi pare di capire. Grazie direttore, perché ha fatto una domanda molto importante. Molto importante, e in merito a questo io già prima avevo accennato che noi come Camera di Commercio, in accordo con la Regione pure, perché le attività, come dicevo, le facciamo tutte insieme, noi nel programma di promozione del 2024 abbiamo circa quasi 1 milione da spendere, e tra le cifre più importanti le abbiamo riservate proprio per la formazione, ed è il motivo per cui dicevo che vorremmo fare il censimento di tutti i B&B, di tutte le attività che riguardano il turismo, di tutti gli stabilimenti balneari, e dare un voucher importante proprio per far prendere a questa attività la certificazione di ospitalità italiana. Per ottenere questa certificazione ogni attività deve avere i requisiti indispensabili per essere un'ottima, per dare un'ottima ospitalità. Per cui con questo programma di formazione importante, alla quale la Camera si servirà pure dell'ISNART, un altro ente del sistema camerale,
noi riusciamo a dare un contributo all'intero territorio, agli imprenditori del settore che hanno voglia di crescere, perché se manca la voglia di crescere non ci puoi fare niente, che hanno la voglia di crescere, noi credo che daremo un contributo importante ad aumentare anche il livello qualitativo dell'attività, e questo sarebbe molto importante. A livello di promozione voglio ricordare, l'assessore l'anno scorso siamo stati insieme a Tokyo, ha avuto un incontro molto importante, io ero presente, per quanto riguarda anche la possibilità di portare qui in Italia turisti giapponesi, in Italia ma noi in Abruzzo, e abbiamo aperto un canale anche importante. A Tokyo, adesso probabilmente torniamo a marzo, non so se l'assessore potrà avrà dire, altri impegni, suppongo, però, a marzo, almeno fino al 10. Però il sistema camerale lo rappresenterà e continueremo a coltivare questi rapporti, perché è sicuramente anche quello un mercato molto importante, sia per l'enogastronomia. In effetti l'anno scorso eravamo con 56 imprese abruzzesi presenti, cioè non c'era, ed è un mercato importante, per cui che l'enogastronomia e il turismo a mio avviso vanno a braccetto, l'uno aiuta l'altro, e noi avendolo tutte e due queste cose penso che possiamo, come dicevo prima, crescere. Però dipende anche dalla volontà degli abruzzesi, perché non possiamo pretendere che le cose ci cadano dal cielo, ma le dobbiamo volere. Ecco, Squicciarini, io ho introdotto un po' il discorso, lei ne aveva già parlato quando parlava delle piattaforme su cui si riesce, insomma, ad avere servizi unificati, perché penso che oggi la battaglia vera tra le regioni, tra le destinazioni più in generale, si combatte e si vinca sui social. Da questo punto di vista, ecco, il polo di innovazione che tipo di sostegno può mettere proprio a favore della formazione delle piccole imprese di turismo, quelle che non hanno, insomma, la possibilità di competere singolarmente con la concorrenza? Sì, grazie per la domanda, perché insomma mi dà l'opportunità di semplicemente sinteticamente di elencare, perché non si può fare di più in questa sede, quali possono essere per esempio le opportunità che ci sono oggi. Dicevo nel precedente intervento che insieme alla regione abbiamo messo in campo una serie di asset, il contesto l'ho illustrato prima, è chiaro che questi asset adesso devono essere conosciuti dagli operatori, e quindi attraverso un'attività di animazione, divulgazione, sensibilizzazione e anche formazione. D'altra parte l'invito che possiamo fare a tutti gli operatori è quello di informarsi costantemente, quindi sul sito della regione, sul sito del nostro polo di innovazione, perché qualsiasi opportunità può essere utile a, diciamo, mantenere e soprattutto aumentare la competitività che oggi è richiesta per stare sul mercato turistico. Come dicevate prima, oggi la partita si gioca non tanto sui social, ma direi in senso più ampio online, quindi sui social, ma online anche con le prenotazioni online. Ecco, noi abbiamo fatto un'indagine proprio l'anno scorso come polo, l'abbiamo fatta al nostro interno, le nostre risorse minime che abbiamo, presso parecchi, diciamo, dei servizi di alloggio, quindi alloggio intendo ricettive extraalberghiere, alberghiere, qualsiasi tipologia, abbiamo riscontrato una scarsa adozione di soluzioni che permettono di prendere oggi la prenotazione online. Oggi non avere sul proprio sito la possibilità di ricevere prenotazioni significa come entrare in un hotel e non avere il banco reception e avere il desk della reception all'esterno. Diciamo che avere la prenotabilità online equivale ad avere la propria reception online. È lì che il cliente si rivolge per chiedere: hai una stanza per stasera, per domani, per dopodomani, tra 6 mesi? E lì la vuole prenotare. Ci sono le grandi piattaforme delle OTA, però voglio dire, quelle devono essere una opportunità in più. Ma non è che è possibile delegare in toto l'attività di vendita, commercializzazione delle proprie camere totalmente alle OTA. Oppure addirittura non farlo per risparmiare qualche commissione e stare completamente da fuori dal mondo digitale. Oggi è lì che si gioca la partita.
Non a caso noi abbiamo, dicevo prima, del DMS. Il DMS non è solo una soluzione, diciamo, di informazioni turistiche. La novità è che a brevissimo, ma forse entro il mese, entro un mese e mezzo neanche, diciamo, sono tempi tecnici per la messa in opera di questa cosa, che è stata già testata, eccetera, e proprio dal test ci siamo accorti di una non corrispondenza di dati su quelli che sono adesso i codici univoci regionali e nazionali. Quindi in alcuni casi, tre casi su 3.000, però venivano generati doppi codici. Abbiamo sistemato tutto e adesso praticamente da quella che è la piattaforma Sitra, quindi lo dico qui in anteprima, ma diciamo come tecnico, ma che è comunque ha sviluppato la cosa insieme ovviamente alla Regione Abruzzo, al Dipartimento, che è, diciamo, una delle prime regioni in Italia, dicevo prima, che si è dotata di questo sistema e di questa tecnologia, quindi l'ha implementata in Regione. Sarà possibile direttamente da Sitra, che è il sistema e la piattaforma su cui tutti gli operatori della cittività obbligatoriamente per legge devono andare a inserire i propri dati, con la CIA inseriscono i dati anagrafici e da lì devono comunicare sia le schedine di pubblica sicurezza, la pubblica sicurezza per, diciamo, gli arrivi e le presenze, e sia per i dati statistici ufficialmente raccolti dalla Regione Abruzzo e poi passati a Istat. Su questa stessa piattaforma troveranno il pulsante per entrare e avere le credenziali di accesso al DMS. Cosa possono fare con questi escamotaggi? Semplicemente con questo piccolo pulsante, accedendo all'altro sistema, possono andare a integrare le informazioni relative alla propria struttura ricettiva e ai propri servizi su una piattaforma parallela a quella di Sitra, che è appunto quella del DMS. A cosa serve? Serve semplicemente ad aggiungere alla propria anagrafica, quindi alla propria denominazione, al numero di stelle, alla propria email, al proprio sito e al proprio indirizzo, che sono quello che normalmente appare adesso sul sito della Regione e sugli altri siti, diciamo, interoperabili, andare ad aggiungere anche la descrizione della propria struttura, la descrizione dei propri servizi e la descrizione anche di materiale fotografico, cioè l'inserimento di materiale fotografico. Promozionale. Quindi tutto questo sarà interoperabile con il TDH, quindi uno con un unico caricamento, un operatore, andrà a popolare, a integrare i propri dati anagrafici con questi che vi ho appena detto. Questi dati saranno nella banca dati regionale, sul DMS regionale, e saranno resi accessibili direttamente al TDH, cioè alla piattaforma tecnologica che sta dietro, il motore che sta dietro la vetrina di Italia.it. Quindi replicata in tutte le delegazioni estere ENIT, sui siti ENIT e del Ministero. A cui attengono peraltro anche tutti i principali poi operatori online. Assolutamente sì. Quindi diciamo è un'occasione di gestire i propri dati, la propria presenza in modo più massivo. Qualcosa si stia muovendo rispetto ad anni nei quali comunque molto spesso... Su questo faremo formazione anche. Certo, certo. Noi ci fermiamo per l'ultima pausa. Linea alla regia. Allora, siamo tornati in studio, poi andremo a vedere l'assessore a Milano come sarà, insomma, allestito questo stand, che però, ricordo, rappresentando tutto l'Abruzzo, avrà non soltanto i suoi spazi istituzionali, ma anche quelli delle realtà più significative. Pensiamo ai borghi più belli d'Italia a cui faceva affidamento, ai borghi autentici, le città delle grotte. Ecco, ci sarà anche un approfondimento su Stiff, che sta godendo di grandissima popolarità e grandissima salute. Meno male, insomma. Le bandiere verdi, le bandiere blu, poi ovviamente i nostri parchi e le nostre meravigliose spiagge e in generale un po' le aree protette, i laghi che hanno avuto grandi anche qui numeri di presenze turistiche. Insomma, Abruzzo è una regione a più modalità. Parlavamo del turismo sportivo, che sicuramente è stato incentivato dalle biciclette che scorazzavano sia sulla costa dei Trabocchi sia sulle nostre difficilissime montagne, soprattutto per chi come noi, assessore, ha qualche chilo in più rispetto a quando eravamo giovani. Però in Abruzzo bisogna dire che c'è una straordinaria accoglienza enogastronomica. Questo credo che sia un altro tema che chiunque abbia viaggiato verso questa destinazione
poi porti dentro, perché non c'è soltanto il discorso che ormai è diventato internazionale degli arrosticini, ma c'è insomma una vera e propria cultura gastronomica legata al territorio, ai prodotti del nostro territorio, che poi ha generato anche straordinarie esperienze. Nico Romito, così diamo un nome, così insomma non facciamo torto a nessuno, che appunto sarà uno dei motivi per prendere per la gola i tour operator, attraverso loro i turisti, a cui uniamo anche i nostri meravigliosi vini, che pluripremiati in tutto il mondo. Insomma, c'è anche un po' questo ricordo emozionale di una serata a tavola in Abruzzo, tra i tanti che ci sono venuti a trovare e che voi sperate ritornino. Sicuramente sì, dicevo, ci presenteremo quest'anno con quattro dei nostri cinque chef stellati per mostrare quanto di buono, non solo di bello, ma quanto di buono c'è in Abruzzo. L'enogastronomia oramai è sicuramente un traino per chi decide di andare in vacanza, e addirittura c'è un turisti che si muovono solo per l'aspetto enogastronomico. Insomma, oramai anche in Abruzzo c'è un movimento del turismo del vino, con cantine che cominciano a fare, oltre che degli ottimi vini, dell'ottima ricettività. C'è il fiorire del turismo esperienziale, quindi c'è chi si muove oggi per fare una giornata di vendemmia, non dico una giornata di raccolta di olive, se no sembra che sono partigiano. Tirando acqua al nostro frantoio, anzi olio al nostro frantoio. E quindi sicuramente sarà carino vedere, insomma, chef stellati spadellare al nostro padiglione. Ma che farà Nico Romito? Gli avete ordinato qualcosa in particolare? Vogliamo spoilerare? No. Nico Romito ovviamente si presenterà con la sua accademia, avrà i suoi ragazzi che spadelleranno insieme a lui, diciamo che lui farà il gran maestro. Io leggo qui l'antipasto come condivisione. Assolutamente sì. No, poi volevo ricordare una cosa importante, perché magari a sentire nomi così importanti, devo dire che gli chef abruzzesi vengono a titolo gratuito, insomma, li ho invitati io personalmente, non mi hanno fatto aspettare nemmeno un secondo, dicendo sì, ci sono, per la mia regione sono presenti, quindi questo va sottolineato, che i nostri cuochi importanti, Nico Romito, cioè 3 stelle Michelin, e quindi insomma non parliamo dell'ultimo arrivato, non ha esitato un secondo a partecipare, cosa aveva fatto già un paio d'anni fa, addirittura io e lui ci siamo presentati con la felpa Abruzzo. Insomma, è uno che poi per il proprio territorio, a cui ha dato tanto, ma che lui dice da cui ha ricevuto tanto, si mettono a disposizione. Quindi devo dire, anche per quanto riguarda la Notte Serpenti, ci sarà Enrico Nonelozzi, sì, speriamo reduce dai fasti di Sanremo. Noi facciamo un grande in bocca al lupo, perché sì, in quei giorni sarà impegnato su più fronti, però ci sarà. Assolutamente sì, abbiamo dovuto ritagliare uno slot, immagino, proprio in base alle esigenze quanto riguarda la presenza a Sanremo, e quindi anche lui era entusiasta di venire, e quindi insomma, ci siamo coordinati con farà la Sanremo orari. Milano invece, esatto, che la Milano Sanremo, e al ritorno farà la Milano Sanremo. Quindi, insomma, sì, sicuramente ambasciatori sì, delle eccellenze d'Abruzzo, uomini che hanno avuto e donne che hanno avuto successo da questa regione, che diventano testimonial della loro terra. Chiudiamo con il presidente Strever, parlando un po' anche del futuro del turismo su questa regione, che abbiamo detto appunto necessita anche di una nuova generazione di imprese. Dal suo osservatorio, che è quello appunto della Camera di Commercio, peraltro di un territorio che unisce mare a montagna, c'è una crescita di un investimento in nuove imprese sul settore del turismo in Abruzzo, oppure i giovani si allontanano da questa opportunità? Allora, io ho molta fiducia nei giovani, guai non fosse così. Io credo che se il sistema abruzzese dà anche un segnale, come dicevo prima, di liberalizzare un pochino di più con piani regolatori adeguati, non più esclusivamente
protettivi sotto tutto, e non so, sotto che, non so di che cosa poi, che lì non si può costruire, non si può fare. Se noi diamo la possibilità di fare investimenti intelligenti, io credo che avremo un futuro brillante. Questa è una previsione che ho. Noi proviamo ad analizzare, prima parlavamo di enogastronomia, noi fino a 30 anni fa nel settore vitivinicolo eravamo quasi assenti nel mercato nazionale e internazionale. Oggi rileviamo posti importanti. Credo, se non vado errato, che la candina che esporta la maggiore quantità all'estero d'Italia sia la candina Citra. Non è un caso. Noi abbiamo il Consorzio Vini d'Abruzzo, che credo che sia un'eccellenza promozionale, perché dove arriva, e io ho avuto diverse esperienze a Tokyo, a Verona, e rappresenta l'Abruzzo in un contesto di specialità ed è una promozione del territorio non indifferente. Per cui... parliamo anche della pasta, questo qua. La pasta? Noi abbiamo stabilimenti pastifici senza fare nome, di prima eccellenza addirittura. E la pasta che mangia il Papa viene fatta in Abruzzo, e potrei andare avanti con nomi. Ci incamminiamo in un terreno in cui se dimentichiamo qualcuno Per cui non facciamo assolutamente guai. Però l'export dell'agroalimentare in Abruzzo. Ma abbiamo l'olio. Noi in Abruzzo abbiamo un olio di primissima qualità. Dovremmo solo, come ho detto qualche altra volta, alzare i prezzi, perché se noi non alziamo i prezzi probabilmente non viene considerato speciale. Vabbè, su questo l'assessore potrebbe fare una trasmissione a parte, ma glielo risparmio. Per cui io vedo un Abruzzo in crescita, vedo un Abruzzo che può avere un futuro migliore di oggi e di ieri, per cui auguri ai giovani. Vicciarini, per chiudere davvero, parlavamo appunto del futuro delle imprese su questo territorio, ma il futuro immediato è quello che poi ci porterà risultati sulla stagione, perché la BIT si vende soprattutto l'estate. Ecco, da questo punto di vista sono pronti gli operatori a scatenarsi in questa concorrenza appunto anche con le altre realtà dell'Adriatico e dell'Italia in generale, per attrarre più turisti sulle nostre spiagge quest'estate? Ma diciamo che dai numeri delle adesioni pare di sì, perché 35 operatori che si accreditano per partecipare alla BIT, diciamo dopo anni di vuoto, comunque di Covid, di crisi eccetera, lasciano ben pensare che la propensione ci sia. Probabilmente l'aspetto che va valutato e va rafforzato è la competitività che queste partecipazioni possono avere. Già la partecipazione vuol dire iscriversi a gara, cioè partecipare, mi iscrivo e cerco di correre. È chiaro che per tentare di vincere poi devo ottimizzare la mia partecipazione. Ecco, su quello che dicevo prima, sulla formazione, su tutti questi utilizzi degli asset disponibili, occorre che l'operatore si informi molto di più. Noi per conto nostro cercheremo di fare più operazioni di formazione e sensibilizzazione e divulgazione su questi aspetti, ma la competitività dipende anche poi non solo da esserci, ma dal come si è presenti. È chiaro che come le istituzioni magari fanno squadra, in molti casi ci sono ad esempio pochi player che riescono a vendere i pacchetti, cioè i pacchetti veri, reali, che sono quelli da dove credo, quando invece da tutto il mondo chiedono il corrispondente in Abruzzo che sia in grado di fornire il pacchetto chiave in mano e non i singoli servizi. Noi a volte andiamo un po' così, diciamo alla rinfusa, no? In ordine sparso. È chiaro che lì bisogna invece, diciamo che l'abruzzese non è uno che si fida tanto, no? Dice vado io così non prendo fregature, però a volte bisogna anche, diciamo, dare il mandato a qualcuno, un mandato collettivo a qualcuno che poi insomma sia in grado di veicolare un po' tutti e accontentare un po' tutti. Da questo punto di vista, però, insomma, passi in avanti se ne fanno, però, diciamo, sarà sempre meglio ottimizzare su questo aspetto. Chiudiamo davvero con l'assessore, ha parlato delle tante partite aperte, tra cui la Film Commission, ho fatto bene a ricordarla, ma ce n'è un'altra che alla BIT di Milano è in rampa di lancio, ed è la candidatura per la quale tutti facciamo il tifo.
l'Aquila Capitale della Cultura 2026. Si parte proprio da Milano per questa competizione che insomma avrà una, anche un traguardo a breve. Assessore, con quali prospettive? Lei è anche assessore alla cultura. L'Aquila insomma, ci ha già provato negli anni scorsi, insomma, ci è arrivato vicino, ritengo che oggi abbia tutte le carte in regola per arrivare all'obiettivo. Noi come giunta regionale siamo già pronti qualora dovesse arrivare questo riconoscimento, parte proprio dalla BIT, avremo un... Con tutto il materiale promozionale che l'Aquila sta preparando. Assolutamente sì, avremo un momento dedicato proprio all'Aquila città e a questa candidatura importante che accenderebbe un ulteriore riflettore sulla nostra regione, in particolare sulla città dell'Aquila che è praticamente rifiorita, e quindi incrociamo le dita. Incrociamo le dita e naturalmente, come si dice, in bocca al lupo per la partecipazione dell'Abruzzo, ma soprattutto di tutte le sue imprese, queste 35 realtà che partono con entusiasmo per Milano, sperando davvero di raccogliere quello che l'Abruzzo merita, perché l'Abruzzo, appunto, le immagini che per un'ora stanno girando alle nostre spalle raccontano di una regione in cui davvero c'è un turismo a misura di chiunque, veramente a misura di tutti. Grazie e buona serata, arrivederci.